Pravamina è una statina per il colesterolo, un farmaco interessante perché è molto efficace pur avendo un basso dosaggio. Ho dovuto, mio malgrado, occuparmi del reperimento di un farmaco che non era ancora in commercio, era in commercio in un altro paese. Mi chiedevo perché non arrivasse in Europa questo farmaco, e quindi ho cominciato a interessarmi a come un farmaco veniva prodotto, le varie fasi di produzione e soprattutto a come venisse immesso in commercio. E da lì ovviamente mi si è aperto un mondo, perché ho visto che in realtà il farmaco viene trattato come una qualsiasi merce in circolazione, non ha, vigono altre regole. Una di queste purtroppo è il comparaggio, ovvero sia la spinta, la pressione che le case farmaceutiche fanno sulla classe medica attraverso i loro informatori, poi fino ad arrivare alla vera e propria corruzione. Ingegneri, altro che professori, informatori medici, altro che ingegneri. Come ti va il lavoro, Bruno? Alla grandissima, come sempre. Va bene. Ho lavorato molto su questo ex veterinario, su questa figura di questo ragazzo pieno di ideali che sceglie di fare un lavoro per proteggere delle creature innocenti, no? Per curare delle creature innocenti, e che si ritrova in questo, a fare questo mestiere per necessità e distrugge tutti i suoi ideali, cioè perde tutto per inseguire poi alla fine un sogno vuoto. I regali vanno fatti con criterio. Sai a cosa mi riferisco? La regola dell'11, Giorgia. Un regalo deve fruttare l'azienda 11 volte quello che è costato. Mi sembrava veramente tosto e forse esagerato. Dico, ma non è possibile che a capo area di un'azienda farmaceutica ci sia una donna senza nessun scrupolo, con umanità a zero. E quindi ho preso le mie informazioni, insomma, mi ci sono dedicata proprio perché sentivo che la cosa era reale, nello stesso tempo ne volevo avere la certezza, per poi buttarmi senza reti con le indicazioni che mi ha dato il regista, chiaramente. Cos'è? Non sei stato tu a chiedermi uno squalo? Ci hanno già provato due dirigenti, ma mi sono tornati con la coda tra le gambe, bruciati. Mi hanno offerto di tutto. Convegni, puttana, automobili, niente. Sposato, fedele, apparentemente incorruttibile. La caratteristica peculiare del lavoro dell'informatore farmaceutico è quella di essere costantemente sotto pressione, avere costantemente per tutto il tempo, per tutta la loro giornata e forse anche dopo, il fiato sul collo del loro superiore, del loro capo area si chiama. Quindi occorreva un approccio narrativo, un approccio di ripresa che rendesse questo stato di pressione, per cui sono stato molto vicino al protagonista, Claudio Santamaria, con la macchina da presa. Ho preferito dare, anziché con un montaggio serrato, dare con dei piani sequenza, però ecco, molto soffocanti, molto claustrofobici, questo senso di oppressione. Ho lavorato molto su questa dipendenza, perché di fatto, cioè, il film è, comunque il personaggio è dipendente dei farmaci che prende per reggere i ritmi di lavoro, una specie di cocaina legale, no? Come delle anfetamine, ed è corrotto. Quindi questo suo stato di ansia costante è qualcosa su cui ho lavorato molto, che cresce poi. È una specie di discesa agli inferi, no? Questo personaggio parte in un modo, lo vedi come il vincente, quello figo, simpatico, eccetera, eccetera, fino a che non si inizia a incrinare si comincia a incrinare qualcosa fino a che non rimane devastato, schiacciato dallo stesso meccanismo di cui poi è carnefice, rimane, anche lui diventa vittima. Io ho già scritto alla sua azienda che questo è un farmaco obsoleto, da effetti ingestibili. Io capisco che voi avete investito un sacco di soldi e adesso lo dovete piazzare dappertutto, ma queste non sono fiale di acqua fresca, queste sono fiale chemioterapiche. Professore, gli effetti collaterali di questo farmaco... Senta, se lei è venuto fin qui per propormi di nuovo il resticene, ha perduto il suo tempo e soprattutto l'ha fatto perdere a me. Io mi auguro che questo film abbia e faccia la funzione che è quella di far aprire gli occhi, probabilmente semplicemente aprire gli occhi, perché poi non è così dappertutto, non posso, anche adesso dico, non posso pensare che sia così dappertutto.
ha la funzione di proteggere le persone, di dirgli guarda che c'è qualcosa che forse non conosci, c'è qualcosa su cui dovresti interessarti di più perché riguarda la tua vita, il tuo corpo, la tua salute, la salute tua e delle persone che ami, no? E quindi è un film che ho ritenuto assolutamente necessario da subito, da quando l'ho letto. Dopo 5 minuti ho chiamato il produttore Amedeo Pagani e ho detto sì, voglio fare assolutamente questo film. Qui le nostre coscienze non c'entrano per niente. Non è un lavoro per tutti questo.